e cane possono vivere insieme? Lo scopriremo in questo video. Ciao a tutti amici e bentornati qui su Cibus Dog, l'unico canale dedicato interamente all'alimentazione e alla cura del vostro cane. Io sono Giorgio e nel video di oggi vedremo com'è possibile la convivenza tra un cane e un gatto, soprattutto tra un cane di razza forte e un gatto. Ogni momento che il nostro cane e il nostro gatto vivranno insieme, per loro come per noi, è un'esperienza di vita, per cui, essendo noi i proprietari, dobbiamo fare in modo che la viva nella maniera migliore possibile. Il momento del gioco è fondamentale in quanto il cane e il gatto devono sapere che ognuno ha un gioco differente che può svolgere e il cane deve lasciare al gatto lo spazio per giocare e il gatto non deve imporsi sul cane quando il cane vuole giocare. Sei d'accordo, Mia? Quello che ho detto. Il gatto gioca chiaramente in maniera differente dal cane, per cui è attratta da cose che si muovono, dei fili, un gomitolo di lana, insomma, qualunque cosa possa muoversi e attrarre la sua attenzione. Il cane invece ha un modo di giocare più incentrato sul rapporto con il padrone, quindi io ti lancio la pallina, io ti faccio giocare con un giochetto, con la corda, con qualunque cosa sia, e il gioco diventa tra due individui, l'uomo e il cane. Il gatto, al contrario, è autonomo, può giocare tranquillamente da solo senza bisogno che noi gli lanciamo la palla o gli facciamo tirare una corda. Il cibo è una risorsa molto importante perché ci consente di creare un equilibrio e un'attesa da parte sia del gatto che del cane. Essendo noi il capo branco, ossia avendo noi il controllo sul cibo, essendo noi a decidere quando possono essere premiati, quando mangiano, oltre l'orario del pasto naturalmente, potremmo insegnare ad aspettare sia al cane che al gatto. Quando abbiamo un premio in mano, in questo caso una polpettina, una cosa che può attrarre un cibo e può attrarre molto sia il cane che il gatto, per riuscire a ottenere una situazione di stabilità e di equilibrio in cui nessuno vuole sopraffare l'altro e tutti rispettano me che ho la polpettina in mano, sarà premiare prima il cagnolino, okay. Poi il gattino con un pezzettino di polpetta. A quel punto il cane aspetta mentre il gatto mangia e il gatto aspetterà mentre il cane mangia. Potranno addirittura mangiare insieme. L'importante è che siamo sempre noi ad avere il controllo sia sul cane che sul gatto, in nessuna maniera coercitiva assolutamente, semplicemente imponendo la nostra energia con tranquillità, pacatezza e amore. L'amore è fondamentale per riuscire a ottenere una situazione del genere. Perché un cane di razza forte e un gatto potrebbero non sempre entrare in contatto in maniera positiva. A volte potrebbero avere, insomma, diciamo, dei disagi a trovarsi vicini con davanti un ricorso come può essere una polpetta, un qualunque cibo o un oggetto che possa attrarre molto la loro attenzione. Per cui la cosa che facciamo noi come responsabili proprietari sia del cane che del gatto è creare una situazione in cui noi abbiamo il controllo sia sul cane che sul gatto affinché si possa arrivare a una situazione del genere. Importante è il lavoro da fare sia innanzitutto sul cane, che essendo più grande, più forte, può avere delle inclinazioni a voler prevalicare il gatto. Una volta che noi abbiamo il controllo sul cane, a quel punto potremmo presentargli qualunque animale senza che si creino dei conflitti.
Grazie a tutti amici di aver seguito questo video, noi ci vediamo nel prossimo video, come sempre vi ricordo di lasciare un commento, iscrivervi al canale e magari raccontatemi anche voi se avete cane e gatto che convivono insieme senza nessun problema, soprattutto cani di razze forte come Pitbull, Rottweiler, Amstaff. E come sempre noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!